È ricordato come una delle figure più influenti del movimento anarchico italiano, un intellettuale tra i più apprezzati in Europa, un fulgido esempio di dedizione instancabile alla causa rivoluzionaria. A Barletta, davanti al palazzo di Corso Vittorio Emanuele, dove nacque 170 anni fa, gruppi autonomi e collettivi hanno voluto omaggiare Carlo Cafiero, dedicandogli alcune iniziative che ne divulgassero le idee, il coraggio, l'attualità del pensiero. La figura di Carlo Cafiero va ricordata e va attualizzata, perché Carlo Cafiero è stato a cavallo tra la metà e la fine dell'Ottocento un grande rivoluzionario, un anarchico libertario che ha saputo influenzare le generazioni successive. Oggi lo ricordiamo noi come realtà auto-organizzate perché crediamo che le istituzioni hanno dimenticato questa figura volutamente. Noi vogliamo attualizzare il suo pensiero e la sua analisi, perché lui è stato anche, ha avuto la capacità anche di scrivere il compendio al Capitale di Karl Marx. E noi vogliamo attualizzare il suo pensiero perché crediamo che le sue idee, le sue battaglie su uguaglianza e libertà siano attualissime in una società governata dal capitale che in un certo qual modo permette a un'oligarchia, a chi ha i soldi, di poter andare avanti, invece le fasce più deboli sono costrette ancora una volta ad arrancare tra precarietà e sfruttamento. Il canto dell'Internazionale, la lettura di alcuni suoi scritti, la deposizione di un mazzo di fiori a decoro della lapide commemorativa sono stati alcuni dei momenti celebrativi del grande pensatore barlettano. Presenti anche i soci del Comitato Pro Cane della Battaglia, che hanno arricchito l'iniziativa con una corona di alloro, e il sindaco Pasquale Cascella. Se Cafiero fosse vissuto in quest'epoca, ricordano i collettivi, oggi sarebbe a fianco delle grandi lotte contro l'ingiustizia sociale e lo sfruttamento capitalista. Noi diciamo che oggi Carlo Cafiero sarebbe impegnato nella lotta per esempio contro lo spreco del denaro pubblico, come per esempio l'alta velocità, la linea Nottava, e quindi al fianco del movimento Nottava, sarebbe forse in Siria a combattere al fianco dei curdi per costruire una società democratica, femminista e municipalista. Sarebbe al nostro fianco nella città di Barletta contro questa classe politica e contro multinazionali che distruggono l'ambiente. E quindi crediamo che il suo pensiero, la sua azione possa essere portata avanti nel tempo, chiaramente attualizzandola in una società come quella di oggi, che è completamente diversa da quella del passato.